Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati, supportati da Federconsumatori Veneto nelle sue declinazioni provinciali, perché lo ricordiamo, ci sono in ogni territorio, in ogni provincia, sedi, sportelli, uffici con persone preparate, disponibili ad aiutare, a supportare, a fare un'attività anche preventiva di consulenza a tutti i cittadini che ne avessero bisogno. Prima di firmare qualsiasi cosa, intraprendere qualsiasi passo, è bene farsi fare una piccola consulenza, chiedere un supporto in tantissimi ambiti. Di volta in volta noi affrontiamo capitoli molto importanti e strategici per la nostra vita. Questa volta un aspetto positivo, perché vuol dire avere un po' di denaro da parte che si vuol far fruttare, quindi potrebbe essere un argomento molto allettante, ma ci sono delle insidie, ci sono state delle insidie. Parliamo di mutui, finanziamenti, investimenti di vario genere, che cosa fare prima, dopo e durante. Per parlare di questo i nostri esperti, Claudia De Marco, ben ritornata questa volta. Grazie. Fisicamente con noi presente, presidente Federconsumatori di Treviso, grazie di essere qui con noi, e Dario Belli, presidente Federconsumatori di Padova, grazie anche a lei di essere grazie, qui. Grazie, buongiorno a tutti. Proprio a testimonianza che in ogni città ci sono degli uffici specializzati per affrontare certe tematiche e in modo anche molto approfondito. Allora, fa sempre parte di un progetto questa vostra attività che state facendo, vero? Sì, allora l'aspetto dell'educazione finanziaria, dell'informazione ai cittadini consumatori su questi aspetti è una tematica che da sempre ha visto attiva la nostra associazione. E basti pensare che lo sportello dedicato proprio all'aiuto e all'assistenza sui problemi di banca è nato ormai 20 anni fa quasi, nei primi anni del 2000, quando ci sono stati i primi casi di massa di quello che si definisce spesso risparmio tradito. Mi riferisco ai bond Argentina, Cirio, Parmalat. Poi negli anni abbiamo seguito diverse questioni, da Poste Vita, Lehman Brothers, per arrivare poi in anni più recenti al fallimento di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e alla questione dei buoni postali fruttiferi, per i quali tra l'altro su una serie specifica abbiamo avviato anche una class action. Accanto a questi aspetti degli investimenti andati male, negli anni ci siamo anche molto occupati di tutte quelle famiglie che, non essendo più in grado magari di pagare mutui e finanziamenti, si sono rivolte a noi per avere un aiuto. Devo dire che in quest'ultimo anno, per ovvi motivi, questo aspetto è diventato ancora più prevalente, quindi le richieste che ci arrivano agli sportelli sono spesso per questi due problemi. E purtroppo la situazione ci sembra che non possa essere destinata a migliorare, anche se consideriamo il possibile prossimo sblocco dei licenziamenti di cui si parla proprio in questi giorni. Volevo darvi un dato giusto per capire magari un po' l'entità del problema. Parlando, ecco, esatto. Allora, al di là del fatto che più o meno il 30% delle pratiche che Federconsumatori svolge si riferiscono a questioni di banca, è di qualche tempo fa la notizia da parte dell'ABI, l'Associazione Banche Italiane, che aveva fatto presente che in assenza di un'ulteriore proroga della moratoria e delle sospensioni di mutui finanziamenti che era prevista fino al 30 giugno e che in effetti poi è stata prorogata fino a fine anno, all'incirca sarebbero state 5 milioni fra famiglie e aziende a non essere in grado di riprendere i pagamenti degli impegni già presi. Questo a livello nazionale? Questo a livello nazionale, sì. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Ecco, di fronte a questa situazione, grazie anche a un progetto regionale della Regione Veneto che si chiama Tutela e Sostegno dei Cittadini Consumatori per contrastare gli effetti dell'epidemia Covid-19, che è finanziata con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Riparto 2020, abbiamo ampliato l'offerta dei nostri sportelli e anche prodotto tutta una serie di materiali informativi, sia cartaceo che video,
che è disponibile sul nostro sito regionale e sui nostri canali YouTube e Facebook. Ecco, perfetto, magari chiedo alla regia quando è possibile far vedere anche la pagina del sito, che così ci rendiamo conto che è anche molto articolata, tra l'altro ci sono tantissime voci e solo scorrendola, uno scorrendo il sito si può rendere conto di tante situazioni in cui si va a incappare che possono avere una soluzione. Poi vedremo se c'è la possibilità e il tempo di vedere anche alcuni video al riguardo. Ci sono delle tematiche specifiche, Presidente, che andate ad affrontare, su cui vi siete specializzati? Allora, diciamo che per quanto riguarda il problema, relativo alle banche, quello in cui ci siamo specializzati sono poi i bisogni dei cittadini che si rivolgono a noi. È lì che siamo andati a focalizzare la nostra attività e il nostro interesse, cioè proprio in quelle problematiche che si incontrano, tutti i giorni quando si ha problemi con le banche. Quindi i problemi in genere sono quelli relativi alla difficoltà ad avere un mutuo, ma soprattutto la difficoltà a pagare delle rate quando si entra in un periodo di crisi come questo ultimo periodo del Covid. Ecco, queste sono, diciamo, è qui che la nostra attività si impronta e oltre E alle oltre alle truffe truffe, bancarie che presente, ci sono sono anche anche se queste. facente parte purtroppo nell'attività di alcuni individui di oggigiorno e ne devo dire ce ne sono di molte. Assolutamente. Ecco, dal punto di vista anche psicologico, che è comunque rilevante, è bene non scoraggiarsi subito, non disperarsi, perché poi questo è un po' lo stato d'animo che coglie molte persone che si trovano in difficoltà, ma di rivolgersi a voi perché una soluzione si trova. Ok, sì, allora, bisogna un po' distinguere. Ci sono delle problematiche che possono essere risolte e quindi ci sono delle difficoltà temporanee che in qualche modo trovano una via, di sbocco e una soluzione. Poi ci sono altri casi che sono lì vecchi da anni o per tanti motivi che non possono essere risolti e qui anche la nostra associazione non può fare molto. Dai, Però vabbè, i diciamo miracoli che no, però riesce a dare comunque un però riesce a contributo. dare una risposta, riesce quantomeno a dare delle indicazioni per subire meno danni possibili. È ovvio, però, che laddove ci sono delle difficoltà nel pagamento delle rate, per qualunque motivo, Certo. perché si è perduto il lavoro, perché sono successi degli imprevisti o perché è diminuito il reddito di una famiglia, o a causa del Covid, naturalmente questi fenomeni si sono accentuati, ci sono tutta una serie di provvedimenti e di sostegni che sono stati messi in atto e che possono essere messi in campo per sopperire a questi disagi. È ovvio che l'importante è rivolgersi alle nostre associazioni, che sicuramente, studiato il problema, una qualche soluzione possiamo trovarla. Chiaro. Incominciamo un po' per vari capitoli, no? Ad affrontare la questione. Abbiamo anche il supporto, tra l'altro, delle slide, se non erro. Sì. Allora, il primo capitolo direi che è dedicato a quello dei mutui, sostanzialmente, di cui appunto Sì. accennava il Presidente. Quindi spieghiamo un po' in generale, poi insomma vi dividete tra le vostre Sì, anche competenze. perché il presidente Dario Belli è proprio tecnico in materia. Io vorrei dare delle indicazioni più generali, nel Sì. senso che il primo consiglio è quello di non lasciare lì il problema a peggiorare. E appena inizia o si vede che c'è un momento di difficoltà o un qualsiasi tipo di problema nei rapporti con la propria banca o finanziaria, è il caso di prendere in mano la situazione, perché più rimane lì ferma, peggio è. E perché appunto, come diceva Dario, ci sono tutta una serie di tutele che possono essere messe in atto, sia dal punto di vista delle sospensioni dei mutui, sia dal punto di vista delle truffe sui conti correnti, però il tutto va fatto in modo tempestivo. L'altra questione è quella di informarsi prima, nel senso che prima di fare un mutuo o prima di sottoscrivere un prodotto di investimento, sarebbe il caso di prendere tutte le informazioni necessarie. Vanno bene quelle che ci dà la banca, però normalmente adesso i fascicoli informativi prima non li davano proprio, adesso sono dei plichi difficilmente comprensibili, insomma, per una Chiaro. persona normale.
e quindi tendenzialmente va a finire che sottoscriviamo senza approfondire. E sono invece scelte, anche quella dei mutui, che possono andare a incidere anche sul futuro della nostra famiglia, perché normalmente un mutuo ci vincola per i prossimi 10-15, per arrivare anche a 25-30 anni, insomma. Fare una scelta sbagliata all'inizio significa poi avere problemi negli anni successivi. Da questo Assolutamente. punto di vista, secondo me, c'è anche una responsabilità di chi, delle banche, delle finanziarie, che dovrebbero prendersi un po' più a cuore, la salute finanziaria dei propri clienti. Il cuore della banca, mi piace il cuore della finanziaria della banca. Se, no, magari ci fosse. Presidente, allora, nello specifico del mutuo, che cosa possiamo raccontare? Abbiamo visto la slide, magari la possiamo anche Sì, tenere no, perché è sì, abbastanza comincerei a fare dei corposa. casi, degli esempi concreti. Degli esempi, Allora, sì. innanzitutto, il mutuo rappresenta quasi sempre un passaggio importante nella vita di una persona perché è legato all'acquisto o alla costruzione o alla ristrutturazione di un'abitazione. Quindi ecco, quindi per questo è bene ponderare l'operazione. Direi, quando si approccia un discorso di questo tipo, quindi si va in banca, ci si informa per contrarre un mutuo, è bene fare i propri conti e capire la sostenibilità della rata. È vero che le banche hanno dei parametri e che devono fare Proiezioni, delle certo, sì. proiezioni, delle valutazioni in base al merito creditizio, ma abbiamo visto negli ultimi tempi che le banche questo aspetto in qualche misura è stato abbastanza trascurato. Ecco dunque che uno deve in primis valutare la propria sostenibilità della rata, perché quando ha contratto un mutuo, poi il mutuo, o bene o male, va pagato. Chiaro. Laddove poi ci sono varie forme di mutui, poi in seguito magari ne potremo parlare, i piani ammortamento, agevolare la rata di un mutuo significa andare molto avanti nel tempo con il piano di ammortamento, anziché fare un mutuo a 10 anni, lo possiamo fare a 15, a 20. La sostenibilità della rata è maggiore laddove il reddito è diciamo, più modesto. È vero però che nel tempo si pagano più interessi. Una Certo. volta contratto il mutuo, però come dicevamo prima, può succedere che ci sono dei momenti di difficoltà, voi legati alla pandemia, ma anche prima della pandemia. Infatti qua vediamo l'altra slide, che cosa Sì. fare quando non si riesce, che non si riesce appunto a pagare, quando ci sono delle difficoltà. Ecco qua, È chiaro non che far sì, la niente. pandemia ha accentuato delle problematiche che già c'erano e ne ha create di nuove. Ora, laddove ci si trova in condizioni di difficoltà, come dicevamo prima, è inutile aspettare, i problemi da soli non si risolvono. Ci sono determinate situazioni in cui si può richiedere la sospensione della rata del mutuo, quindi sospendere il pagamento delle rate fino a 12 mesi. Laddove si è perduto il lavoro oppure c'è stata una riduzione dell'orario di lavoro almeno per 30 giorni o anche più. Cioè si può rinegoziare in certo Si qual può modo. anche rinegoziare, ecco, ma in questa fase è proprio la richiesta di sospensione del mutuo. La sospensione del mutuo è stata, o meglio, accogliere la sospensione del mutuo è stata aiutata dai vari decreti sostegni che sono stati fatti in epoca di pandemia, in modo tale da trovare un accordo con le banche nel dire guardate che se delle persone hanno difficoltà a causa della pandemia e vi vengono a chiedere questo tipo di intervento, bisogna accoglierlo. Qui bisogna rimarcare una cosa, la sospensione della rata prevede la linea capitale, gli interessi sono sempre dovuti. Ah, gli Anche interessi sono sempre dovuti, questo è sono importantissimo. No, lo interrompo perché abbiamo la pubblicità, però viene a fare una riflessione, perché questo non era ben chiaro a tutti. Si sospende la rata capitale, ma gli interessi continuano a cadere, quindi non è che ti sei tolto da un problema, parte del problema resta. parte del problema resta. Perfetto. Pubblicità, se volete approfittarne e mandare dei messaggi per i nostri interlocutori, così dopo possiamo rispondere, anche se abbiamo naturalmente le slide, questo non impedisce di darvi delle risposte. Tra poco.